Allora, parto da una considerazione, cioè la tecnologia oggi, abbiamo sistemi sempre più complessi. Okay. Per fare un piccolo esempio, il mese scorso i miei genitori hanno fatto mettere su Sky. Okay. Adesso hanno 3 telecomandi, il primo per accendere la televisione, il secondo per accendere il digitale terrestre, il terzo per accendere Sky e per alzare il volume. Per 2 giorni praticamente hanno litigato perché mia mamma voleva togliere tutto e ritornare al sistema precedente. Poi mi ha chiesto di spiegargli un po' come funziona e tutto sommato adesso riescono a farlo partire. E questo non è perché i miei genitori sono persone, diciamo, che proprio sono di fuori dal mondo, ma perché effettivamente la tecnologia porta con sé una certa complessità che è spesso alle volte difficile gestire, diciamo. È necessario, soprattutto in ambito produttivo tecnologico, avere sistemi affidabili che funzionino sostanzialmente sempre, che siano disponibili, manutenibili, e c'è sempre la maggiore necessità di dati da registrare, da riutilizzare per poi prendere decisioni e supportare la direzione. I costi bassi è la cosa che tutti gli imprenditori richiedono, e la facilità d'uso l'ho scritta più in grande perché non tutti sono persone avvezze alla tecnologia, bisogna dare a chi li utilizza degli strumenti facili da usare. Un sistema competitivo oggi deve funzionare quando è richiesto lo faccia. E quindi andiamo un attimo a definire cosa vuol dire SCADA, ok? Da Wikipedia. Abbiamo che tradotto in italiano è controllo di supervisione e acquisizione dati. Indica un sistema informatico distribuito per il monitoraggio dei sistemi fisici. Tipicamente sistemi di questo tipo, all'interno di quadri elettrici che comprendono computer, dispositivi elettronici, si collegano a inverter, si connettono a motori, a sensori di vario tipo. E quest'oggi vi parlerò di Tango Controls. Okay. A che cosa serve? A connettere insieme le cose, a realizzare sistemi di controllo e a integrare sistemi differenti. È un sistema distribuito, okay, quindi i cervelli sono tanti e sono distribuiti, non ce n'è solo uno, è comunque integrato, nel senso che i dati possono convergere all'interno dello stesso calcolatore, dello stesso sistema di raccolta dati. È un sistema machine to machine, nel senso che le macchine parlano tra di loro, e comunque è prevista una interconnessione attraverso internet di controllo remoto, e quindi abbiamo un sistema Internet of Things. Tango Controls è un sistema software per costruire sistemi di controllo. Okay. Funziona su Linux, Unix e Windows ed è possibile programmarlo e integrarlo sia in C++ che in Java che in Python. Il cuore utilizza questi 3 linguaggi, poi ce ne sono altri con cui è possibile invece accedere ai dati. Referenze. Questa è la parte che mi piace di più perché è sicuramente la parte più straordinaria di questo progetto, okay, che nasce nel ciclotrone SFR in Francia, okay, in cui abbiamo, possiamo dire che questi sistemi sono complessi secondo voi? Più di così. Si sviluppa in altri ciclotroni, ad esempio all'Alba, a Barcellona. Ok, abbiamo sistemi estremamente complessi in cui è necessario avere dei sincronismi al milionesimo di secondo o cose di questo tipo, in cui è necessario avere un tempo di uptime veramente elevato e così via. Sincrotrone di Soleil, sempre in Francia, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, che ha tutta una serie di osservatori astronomici.
il sincrotrone Elettra a Trieste. Tutti questi qua utilizzano questo sistema di controllo per controllare i propri macchinari, che è open source, okay, sviluppato in maniera distribuita e libero e gratuito da utilizzare. Ce ne sono altri, soprattutto si è sviluppato nel filone dei sincrotroni, perché chiaramente tra di loro interagiscono e quindi si parlano, e all'interno della ricerca scientifica. Però ci sono vari partner industriali e ci sono alcuni utilizzi anche in ambito industriale. Alcuni progetti in corso, sempre per mostrare l'utilità di questo sistema e la diffusione. Forse avete sentito parlare dello SCA Telescope, che sarà il più grande telescopio mai costruito, al momento in progetto hanno costruito il primo prototipo. E SKA significa square kilometer, cioè sarà una superficie di raccolta di un chilometro quadro, cioè che non è la superficie dove ci stanno i vari raccoglitori, ma proprio la superficie sommata di tutte le singole superfici delle paraboliche. Quindi parliamo di un'estensione di migliaia di chilometri e milioni di vicinati orari. Okay. Un altro progetto interessantissimo è la Mars City, che si tratta di un progetto in cui stanno facendo delle simulazioni per verificare quali possono essere le infrastrutture che verranno utilizzate nel momento in cui l'uomo andrà su Marte. Qui simulano sia i sistemi abitativi che l'assenza di gravità, le comunicazioni, tutti la sensoristica varia. Parliamo dell'architettura del sistema e quindi abbiamo un software bus che è il cuore, la comunicazione tra tutti i dispositivi, quello che rende possibile la messaggistica tra i vari dispositivi. Il cuore, c'è un interfacciamento con tutti i chiamati device server, che sono le parti software e hardware che si interfacciano ai dispositivi fisici e quindi possono essere di vario tipo. Il primo a sinistra, ad esempio, utilizza la comunicazione RS-232, il secondo un GE o un TCP Modbus. Diciamo che è possibile integrarlo con qualunque tipo di dispositivo che parla con qualunque tipo di protocollo. Parte superiore invece abbiamo la parte front-end e quindi è possibile, come si diceva, avere delle applicazioni in C++, Java e Python, è possibile interfacciarsi alle API, ma è possibile ad esempio utilizzare MATLAB oppure LabVIEW. Quindi diciamo i programmatori intervengono soprattutto nella fase di front-end, che chiaramente va sviluppato solitamente in base al progetto, e nella fase di interfacciamento ai device. È chiaro che se un programmatore programma un device, lo interfaccia per la prima volta, è necessario che scriva una parte software. Se però un secondo programmatore deve accedere a quel device, esiste una libreria condivisa in cui, se trovo che quel device è già stato interfacciato, basta che prendo il pezzettino di device server e lo interfaccio nel sistema. Il modello di device prevede un insieme di comandi, di attributi e di stati che sono standardizzati, ok? E la parte che deve scrivere il programmatore è proprio quella fisicamente di interfacciamento hardware. Tramite questa interfaccia avviene la comunicazione con il cuore del sistema e poi il passaggio di tutti i messaggi, il passaggio delle informazioni a tutti i device che ne necessitano. Una piccola vi faccio vedere un insieme di strumenti che sono a disposizione di chi voglia utilizzarlo. In particolare abbiamo
sistema, il software Astor, che permette di controllare, accendere e spegnere tutta una serie di server remoti. Con questo qua è possibile fare tutta una serie di test, accendere, spegnere, verificare, avviarlo a vari livelli. Abbiamo GIV, che si interfaccia al database dei dispositivi e permette di fare dei test, permette di registrarne di nuovi, permette di verificare i collegamenti e tutta una serie di cose. Poi abbiamo ATK Panel, che è un sistema, nel momento in cui creo un nuovo dispositivo, automaticamente si inizia a generare questo pannello che accede a tutti gli attributi, tutte le variabili di questo dispositivo. Ad esempio, se avessi un motore, potrei accedere alla velocità, potrei accedere alla temperatura, ad esempio, a tutti quei parametri che io mi vado a registrare, e quello viene ricreato sulla base di quello che ho registrato nel database. Poi abbiamo questo tipo di disegni in cui si disegna tutto l'impianto e in cui si vede durante il funzionamento qualora le valvole sono chiuse, accese, come sostanzialmente una visione dall'alto di tutto il sistema. Infine Pogo viene utilizzato, è un supporto alla programmazione dei device, nel senso che crea la maggior parte del codice in Python, Java o C++ per poi creare i device server. Quindi di base, inserite alcune informazioni, lui crea tutti i codici base, inclusi il makefile ad esempio del C++, per poi, inclusi i commenti, inclusi tutte le parti, diciamo, se vogliamo, anche un po' noiose e ripetitive, e noi dobbiamo andare a inserire sul codice solo la parte di interfacciamento hardware più proprio. Parliamo di front-end, alcuni esempi di visualizzazione dei dati. Abbiamo vari sistemi, come tutti sappiamo sull'open source la cosa bella è che ciascuno può sviluppare il proprio sistema o contribuire a un sistema esistente. Questo è Taurus, che è scritto in Python e sostanzialmente è appunto un sistema di creazione di interfacce personalizzate, come potete vedere ad esempio con grafici o con informazioni su velocità, accelerazione. È sulla base delle Qt, quindi è possibile creare interfaccia con il Qt Designer, con che all'interno è stato modificato ed è possibile utilizzare degli attributi propri, tipo questi qua, sono stati creati specificatamente. Include anche un sistema di creazione molto rapida dell'interfaccia, una cosa molto, diciamo, è pronta alla produzione, nel senso che viene utilizzata già da anni all'interno degli acceleratori di particelle di quelle strutture che abbiamo visto prima. Abbiamo Sardana, sempre un sistema derivato da Taurus precedente, scritto su Python, che utilizza anche IPython e che è una costruzione ulteriore al di sopra, che permette tutta una serie di analisi dei dati, permette tutta una serie di monitoraggi. Abbiamo la parte web, Tango Web, MTango e Giga, tutti e tre delle costruzioni al di sopra delle API per accedere al cuore del Tango attraverso l'interfaccia web. Ad esempio le API REST, che probabilmente chi conosce la programmazione web conosce perfettamente. Abbiamo invece dei sistemi più pronti come questo e Giga e Tango Web per la rappresentazione dei dati. Ecco, vi ringrazio dell'attenzione e ultima nota che volevo fare, che sul mondo dell'automazione industriale è sempre difficile accedere alle informazioni, nel senso che i produttori tendono a fare dispositivi chiusi, tendono a dare poche informazioni e spesso poche persone sanno sia di cosa stanno parlando, sia riescono a dargli e supportarli nel momento in cui c'è un bisogno. Tango Controls l'ho trovato nel momento in cui
chiaramente si va a fare una ricerca su Google, ho cercato sistemi SCADA open source e mi sono imbattuto in questa cosa che secondo me è straordinario, perché veramente se riesci a controllare gli acceleratori di particelle, gli osservatori astronomici, progetti di questo calibro, io mi dico, anche se lo utilizzo in ambito industriale, penso che non ci sia nessun tipo di problema. Grazie dell'attenzione.